Noi abbiamo pensato come fondazione di avere questo nuovo contatto e accordo triennale con l'Hermitage, che è il più grande museo del mondo ovviamente. E abbiamo pensato di far venire l'adolescente Michelangelo, che è una cosa molto speciale perché è un rientro eccezionale, in quanto è la prima volta che viene a Roma. E quindi è una delle poche statue di Michelangelo che sono all'estero che vengono per un periodo qui nella nostra fondazione. Questo è un regalo che facciamo ai romani, perché la mostra durerà 3 mesi e soprattutto, come sempre fa la fondazione, sarà a ingresso gratuito. È una statua molto speciale, io ho provato anche ad accarezzarla e sembra che sia quasi una cosa con la pelle. E questa scultura, questa muscolatura è talmente speciale, se lei la guarda attentamente, il dorso e le gambe sono scolpite alla perfezione, il volto dell'adolescente invece è meno definito, ma poi c'è questa testa piena di ricci di questo adolescente, insomma è una statua che è piccola come proporzioni, però come forza e potere è gigantesca, è enorme. È un'opera secondo me assolutamente eccezionale e secondo me è un'opera anche molto importante della sua forza, della sua espressione, perché noi abbiamo felici di avere nel nostro museo questo capolavoro.